Salve a tutti, siamo i ragazzi del Book Blog e questa è l'intervista a Liliana Segre e Etty Verholm sui ricordi della Shoah. Perché secondo voi le persone rinnegano ancora ciò che è successo durante la guerra? Ma io credo che man mano che il tempo passa e i sopravvissuti muoiono uno dopo l'altro, se non ci sarà veramente una gioventù che studia e che può raccogliere il nostro testimone, i negazionisti che immediatamente, già mentre la guerra era in atto, preparavano la situazione per negarla poi, avranno via libera. Per cui a me dispiace che nella mia lunga vita di testimone non mi sia mai capitato un negazionista che mi facesse delle domande o che io potessi farle a lui. Non so se si è sentito. Unfortunately, there are still people who say it didn't happen. About 4 weeks ago, before I left for Europe and Germany, I received an unsolicited book published by a publisher in West Australia, where everything was distorted. And that is 2015, where they say, of course I will hand the book to the Secret Service. Sì, sfortunatamente ancora oggi c'è gente che nega che sia mai capitato. Quattro settimane fa, prima di partire per questo mio viaggio in Europa, ho ricevuto a casa un libro omaggio che non avevo richiesto da un editore. E questo libro parlava dell'Olocausto e ne parlava confondendo i fatti. Tutti gli eventi erano raccontati in modo scorretto e sbagliato. Eppure può capitare ancora. Qual era la cosa che più rimpiangevate nel campo della vostra vita precedente? È talmente difficile rispondere a questa domanda, perché quando ti trovi a migliaia di chilometri dalla tua casa, in una terra straniera, dove la ragione per cui sei lì è che ti vogliono uccidere, della tua vita precedente rimpiangi tutto, anche la cosa più piccola, dal gattino che avevi, al libro che hai lasciato, alla fotografia, senza parlare delle persone alle quali non puoi pensare, se no non ce la fai a resistere. Of course, what I miss most of my former life is my grandparents, my uncles, my aunties, and my nephews and cousins I played with. Of course, they would be old men now, but in my mind they're still young, because the Holocaust for me happened yesterday. La cosa che mi mancava di più della mia vita precedente, quando mi sono ritrovata nel campo, erano i miei nonni, i miei zii, i miei cugini, i miei nipoti, tutte persone che adesso, anche più giovani, sarebbero degli uomini anziani ora, ma nella mia mente sono ancora ragazzi, sono ancora come erano, perché per me è come se fosse capitato ieri. Da ragazze che eravate, entrate in un campo di concentramento, qual era la cosa che vi spaventava di più, quella di cui avevate più paura in mezzo a un orrore quotidiano? Ma come si fa a dire qual era la cosa che spaventava di più in un universo che era preparato solo per ucciderci? La cosa che ci spaventava di più era vedere la cattiveria degli altri intorno a noi. Era uno stupore da cui non ci si poteva riavere, minuto dopo minuto. Everything was terrifying. Especially I recall that when they started the raids and take the people out of the homes, the Nazis did,
That's when we hear the SS coming down the street, because there was nobody on the street, there was a curfew. And then you hear bang, bang, because they had metal under their boot. And then you hear bang, bang coming down the street towards your home. And you, we were terrified, holding our breath. And then when the footsteps would go past the door, that's when you breathe again. But also, they used to knock very hard on the door and scream. And even today, after all these years, when someone in Australia knocks hard on my door, my heart makes a somersault. And I run to the door and I tell him, why are you knocking so hard? And of course, the poor person doesn't know what I'm talking about. Tutto era terrificante, tutto faceva paura, non c'era una cosa che colpisse di più. Ma se devo scegliere, allora è prima del campo. La cosa più spaventosa fu quando vennero a prenderci, quando gli SS camminavano lungo la strada, c'era il coprifuoco, per cui erano gli unici lungo la strada, li sentivi arrivare da lontano, sentivi il rumore dei passi, del metallo sul pavimento della strada e sapevi che sarebbero venuti a prendere qualcuno. E ancora oggi, quando a casa in Australia qualcuno bussa alla mia porta con troppa forza e fa troppo rumore, io faccio un salto, il mio cuore fa un salto e corro ad aprire chiedendo perché è dovuto fare tanto rumore. Cosa avete provato sapendo che alla fine della guerra alcuni dei vostri carnefici erano riusciti a scampare al processo della punizione scappando in paesi stranieri? La domanda numero 6. Alla fine della guerra la maggior parte dei carnefici sono riusciti a scampare perché hanno trovato dei paesi stranieri molto ospitali. Forse quegli stessi paesi che a noi ci avevano ricacciato indietro hanno aiutato gruppi di carnefici molto colpevoli, i quali hanno passato una lunga vita serena. Alcuni di loro sono stati riconosciuti quando avevano più di 90 anni, provocando nell'opinione pubblica una commozione, una pena per questi vecchietti che venivano disturbati a più di 90 anni. Infatti io stessa non avrei mai voluto che andassero in prigione personaggi come Pripke ed altri, ma mi bastava che fossero condannati. Ormai loro avevano goduto di una lunga vita serena, cosa che avevano tolto a milioni di altri.